Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 18 marzo l'Assemblea ha approvato il conferimento del sigillo della Regione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in occasione del bicentenario di fondazione. La consegna della massima onorificenza regionale avverrà il 13 luglio in occasione delle più importanti cerimonie di celebrazione. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale del Piemonte, su mia proposta, ma è stata anche sottoscritta da ben 50 consiglieri regionali, conferito oggi con un atto il sigillo della Regione Piemonte all'Arma dei Carabinieri. Abbiamo voluto dare quindi un riconoscimento attraverso la storia a quello che i carabinieri rappresentano per il paese e per il Piemonte, ma anche un riconoscimento a tutti i singoli carabinieri che lavorano ogni giorno per la nostra sicurezza e per il mantenimento di valori importanti. La Commissione Sanità, a maggioranza, ha espresso parere preventivo favorevole alla proposta di delibera della Giunta sul riordino degli acquisti delle aziende sanitarie. Il documento prevede l'istituzione di un tavolo di coordinamento sovrazonale e uno di coordinamento regionale per risparmiare sui costi, per attivare economie di scala e standardizzare le forniture sull'intero territorio piemontese. Giuseppe Garibaldi e il suo mito nella pittura è il titolo della mostra a Palazzo Lascaris sino al 30 aprile. Curata da Lorenzo Zichichi e Massimo Fino, la rassegna rivela l'autentica passione che animò lo spirito patriottico del condottiero italiano e gran parte delle opere esposte provengono dalla collezione Tronca, una delle più importanti per le testimonianze garibaldine. Francesco Paolo Tronca, prefetto di Milano. Questa collezione rappresenta lo spirito di una vita di impegno per la storia, per il risorgimento, per i nostri patri della patria e soprattutto per i nostri valori che oggi vediamo esaltati nella Carta Costituzionale. E tutto questo ha un significato molto profondo che io affido alle nuove generazioni. Il Piemonte Visual Contest si è chiuso con PA 140 dedicato alla cultura open e contestualmente ha preso il via lo spin-off Piemonte Storyton. CSI e Consiglio Regionale hanno calendarizzato incontri con designer, giornalisti, esperti e referenti delle PA per la redazione di racconti da abbinare ad alcune delle infografiche che cittadini, sviluppatori, scuole e aziende hanno proposto in occasione del contest. Con la pubblicazione online della tesi di Chiara Tavella, contributo alla biografia letteraria di Sant'Orre di Santa Rosa, una commedia inedita, vincitrice del premio Gianni Oberto 2012, il Consiglio regionale ha dato il via a una collana di testi in formato EPUB per la lettura digitale. La pubblicazione è disponibile sul sito cr.piemonte.it. Il Consiglio regionale ha avviato una collaborazione con Memoro, la banca della memoria Onlus, e lancia una campagna per raccogliere video testimonianze di uomini e donne che vivono in Piemonte nati prima del 1950. Se volete raccontare la vostra storia, potete chiamare i numeri 011 02 03 800 o 011 57 57 403 per fare l'intervista. Una storia personale diventerà patrimonio di tutti. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.